quest'anno siamo arrivati alla 39esima edizione, un percorso straordinario di storia, di cultura, di tradizione che identifica Cervere e il suo Porro in un percorso ideale di grande accoglienza per i turisti che verranno a Cervere in questo periodo. Migliaia di persone verranno a degustare il prodotto, ma verranno anche ad acquistare il prodotto. Questo prodotto straordinario della nostra terra, che dà lavoro a oltre 40 famiglie cerverese, che sono racchiuse nel consorzio per la valorizzazione e tutela del Porro Cervere, e che genera, insieme al successo del territorio, che è quello turistico importante, anche un piccolo benessere di vita familiare. Anche quest'anno proponiamo diversi gemellaggi. Andiamo distante, andiamo dal radicchio di Treviso, quindi con Treviso e il suo radicchio, un'eccellenza di un altro territorio, ma un'eccellenza italiana. A noi piace lavorare con le eccellenze. Andiamo a Ceresole con la Tinca, a Fossano con i bocconcini d'oca del Palio di Fossano, andiamo a Cherasco con la lumaca e con la rana di Roreto. Dolce particolare, perché sono molto felice di dire che il dolce quest'anno sarà il panettone fatto dall'Atelier Reale. Beh, un ristorante 2 stelle Michelin che si mette a disposizione della Fiera del Porro, forse vuol dire che la Fiera del Porro non è più tanto fiera, ma è qualcosa di più. Andiamo a Cavaller Maggiore, che fa il gemellaggio con Treviso. Portano il piatto portato a Casa Italia alle ultime Olimpiadi di Pyeongchang, e quindi anche questa è una cosa piacevole. E quindi direi bene, forse ho dimenticato qualcosa, ma sono talmente tanti, ora in conferenza stampa se ne parlerà. E ci siamo, se venite a trovarci, mercoledì 21, serata Baladén, venerdì 23, serata delle eccellenze, mercoledì 14, il Porro incontra il pesce della Liguria. È una fiera che si annuncia di nuovo con ricca di iniziative, abbiamo di nuovo fatto subito l'amplen di prenotazione, questo ci gratifica moltissimo e ci fa capire che stiamo lavorando molto bene, perché temiamo sempre che ci sia un attimino una situazione di crisi di coloro che vogliono venire a gustare il Porro. Invece il Porro va assolutamente alla grande. Io vorrei semplicemente toccare un attimino l'attenzione su un evento di solidarietà che ci sarà, una novità che ci sarà il 14 ottobre, a 3 mesi dalla tragedia del Ponte Morandi, in collaborazione con la Regione Piemonte, con il collega e amico Angelo Vaccarezza, ci sarà una raccolta fondi per le famiglie del Morandi. Siamo riusciti a recuperare dalle società di Serie A diverse maglie autografate, tra cui quelle di Ronaldo, quelle di Carpi, Belotti, Higuain, Milik, Chiellini della Nazionale, quindi le metteremo all'asta e il ricavato andrà a queste famiglie. Quindi non solo divertimento, ma anche un po' di solidarietà. E poi rimarco assolutamente il fatto della grandissima Pro Loco, che fa un lavoro incredibile con 300 volontari, quindi sono un esercito. Io mi stupisco sempre che questa fantastica iniziativa, che la Fiera del Porro, va avanti da sola, e i risultati sono sempre eccezionali. Il consorzio, devo dire, che sta facendo anche lui un ottimo lavoro, che il prodotto che offre è sempre un prodotto di primissima qualità, quindi comune Pro Loco consorzio fanno squadra. Devo ringraziare la Pro Loco di Cervere e il sindaco Marchisio, perché hanno voluto con noi fare questo sodalizio. Il 10 novembre quindi faremo un gemellaggio gastronomico per fare un risotto insieme al gorgonzola, ma non è un risotto qualunque, è un risotto speciale, perché è lo stesso che dei cuochi stellati a Pyongyang, quando Biraghi era ditta sponsor della nostra nazionale alle ultime Olimpiadi, hanno creato apposta a Casa Italia. Quindi riviviamo un po' dell'ultima Olimpiade, un po' di Casa Italia all'interno della Fiera di Cervere e del Porro di Cervere, e per questo è un grande onore per noi ed è un grande onore per il territorio. Il 10 novembre, poi fino al 25, l'evento che fa il record delle presenze di commensali a Cervere, con la 39esima edizione della Fiera del Porro, declinato in mille modi e con dei sapori che chiunque venga a degustarlo poi si porterà come ricordo a casa.